Ambiente Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Una vittoria sofferta e preziosa per l'Enel Brindisi nell'anticipo del sabato con la Dolomiti Energia Trento. Coach Piero Bucchi aveva messo tutti in guardia. Attenzione alla squadra di Maurizio Buscaglia. E sul campo la formazione trentina ha dimostrato di poter essere veramente una mina vagante nel campionato di Serie A. Grande protagonista della serata Andrea Zerini, una buona prova dei piccoli. Enel costretta a rinunciare ancora una volta al proprio pivot titolare James Mays, che mancherà anche nell'esordio olandese in Euro Challenge. Comunque una vittoria fondamentale per il morale e per la classifica per la formazione bianco-azzurra. Vi raccontiamo tutto in questa puntata di Terzo Tempo e come al solito diamo uno sguardo a quello che è successo sugli altri campi.
Sergio Guido, assicurazioni in tutti i rami. Agenzia convenzionata con carabinieri, guardia di finanza, aeronautica militare. Sergio Guido Assicurazioni, da 40 anni in buona compagnia. Brindisi, via Dalmazia 47. Coach, l'avevi detto, attenzione al Trento. E sul campo si è visto e come, soprattutto nel primo quarto, ma anche nelle fasi di recupero. Non hanno mai mollato fino all'ultimo momento. Questa è una squadra che ha giocato un ottimo incontro a Milano, mollando veramente proprio negli ultimi 3-4 minuti, ha vinto con Cantù, non è un caso, ebbene, qua ha fatto un'ottima partita, quindi sapevamo che era una buona squadra, con tanti buoni giocatori, sia italiani che stranieri, e quindi è una partita che temevo molto, e direi che l'atteggiamento della squadra è stato effettivamente di grande volontà per portare a casa una partita che sapevamo dura. Ma d'altra parte nel campionato italiano ci è capitato forse la prima con Pesaro, dove abbiamo effettivamente fatto un primo quarto straordinario e li abbiamo un po' storditi, però direi che gare facili, questa è la quarta partita, proprio non ce ne sono. Senti Piero, rimangono le riserve sulla condizione fisica di Ivanov, ma oggi ha dato veramente tanto. Secondo me ha dato tanto, però è un giocatore che ha dei cali di condizione un po' troppo evidenti in alcuni momenti, cioè deve effettivamente riuscire a essere un po' più continuo, più lucido in alcuni momenti, perché ha fatto delle cose buone, poi un paio di palle perse proprio per mancanza di lucidità. Quando eravamo sopra di 7-8 punti e un paio di palle perse proprio in quel momento lì, ha dato possibilità a lui di rientrare in partita. Quindi un ragazzo che deve cercare di migliorare, che deve cercare di trovare condizione, che deve cercare di trovare il ritmo giusto, al di là del fatto che sicuramente qualcosa di buono oggi l'ha fatto. E quanto è grave a questo punto la situazione di Mace, se è grave? Non lo so se è grave, non lo sa nessuno, nel senso che fa fatica a recuperare, è dolente ancora dove ha preso questa botta domenica scorsa contro Caserta, due domeniche fa, e effettivamente un giocatore è sofferente, quindi in questo momento non verrà con noi in Olanda, cioè farà le terapie, speriamo che quando torniamo dall'Olanda possa effettivamente avere possibilità di rientrare in partita e di allenarsi, perché ovviamente poi sai, più passano i giorni più perde condizione e quindi si dovrà ricominciare da capo. Bene Piccoli, ma io credo che Andrea Zerini questa sera un tuo complimento se lo meriti tutto. Sì, Andrea monumentale come sempre, generoso, presente, anche con la bomba direi quasi decisiva, insomma, sullo scarico, sul passaggio, sul buon passaggio di DeRoy James. Insomma, effettivamente una buona gara la sua, nel complesso una buona partita, con alcune cose da limare ancora, però insomma, sapevamo che era una gara dura, l'importante era portarla a casa. Sei pronto per l'Europa? Sì, siamo pronti, c'è voglia, c'è ovviamente curiosità, io l'ho fatta diverse volte, quindi anche quasi sempre fortunatamente, però è comunque divertente andare in giro, è faticoso, molto faticoso, anche perché ci sono posti che si raggiungono difficilmente, si può passare qualche giornata intera negli aeroporti e sarà molto faticoso, e purtroppo credo che qualcosa inevitabilmente ci toglierà di energia. Dovremmo essere bravi ad avere veramente 10 giocatori 10 che possano dare qualcosa, perché in effetti in questo momento cominciano tutte le forze, è molto impegnativo. Coach, i timori della vigilia, rappresentati soprattutto dal suo collega Piero Bucchi, sono stati confermati sul campo. Una partenza brillante, bruciante, che ha messo in chiara difficoltà l'Enel. Adesso noi, visto che ci stiamo lavorando da quel punto di vista, probabilmente l'abbiamo fatto quel piccolo passo, perché siamo alla quarta giornata di campionato e sono 4 partite in cui da quel punto di vista impattiamo bene. Ed è importante, perché fisicamente, mentalmente, tecnicamente, sul piano partita, sono cose che fuori casa e dentro casa almeno ci danno un'identità. Noi abbiamo giocato comunque la nostra pallacanestro fuori casa e in un campo molto difficile. Secondo me ci sta il ritorno. Intanto abbiamo ben reagito al break iniziale che ha avuto Brindisi. Ci sta un ritorno ovviamente da parte della squadra di casa, per talento, capacità, per struttura, perché è ovvio, e credo che in quel momento, secondo, terzo, quarto, siamo stati anche bravi noi a colmare qualche lacuna e il gap, perché come ha reagito bene Brindisi l'abbiamo fatto noi, è stato un continuo e logico rincorrersi. Poteva essere decisivo quello del terzo quarto, invece siamo riusciti a rientrare molto bene. Probabilmente negli ultimi 2-3 minuti, perché lo dicevo prima e sono convinto, perché è il nostro passo, noi eravamo 5-6 punti avanti a 2 minuti e mezzo dalla fine, abbiamo perso 2 palloni, ma banalmente non tiri
che sbagli, che può succedere. Abbiamo concesso un paio di rimbalzi, abbiamo mancato una difesa perché una collaborazione, un momento di chiamare un cambio, sono piccole cose che ti potevano mantenere e potevano mantenere la partita un po' più verso di noi e Brindisi un po' più sotto pressione. Perdendo quella maniglia lì dobbiamo essere in grado di renderci conto che non è un problema intanto e che comunque sotto di 3, sotto di 4, una difesa in più può continuare a fare la differenza. Credo che poi il tentativo comunque di vincere abbia creato poi un gap finale anche un po' eccessivo, ma nel senso che insomma non è che uno protegge i 4 punti per non perdere. Rispettoso dei fatti, ma no, ma poi non è che uno vuol perdere bene, cioè nel senso uno prova a vincere, dopo se non ci riesce pazienza. Michele Owens, grandi protagonisti, ma lodi al gruppo di questa fucina di talenti reali e in prospettiva. Sì, che stanno piano piano, secondo me, anche acquisendo la mentalità di campionato. Adesso ci dobbiamo equilibrare anche bene in rotazione. Queste partite possono dare dei segnali forti, perché ho visto il limite anche, nel senso la fatica fatta per difendere, per attaccare. Possiamo allungare le nostre rotazioni, ce la studieremo bene. Questa partita potrebbe essere un buon crocevia per noi e per dare profondità ancora maggiore alla nostra rotazione anche in termini di impatto nella partita. Quindi torniamo a casa comunque con delle cose che spero ci possano essere utili già domenica prossima a Varese. Siete una matricola canonicamente intesa o una mina vagante? No, noi siamo una matricola, siamo matricola a tutto tondo, perché siamo tutti quanti esordienti, stiamo imparando, stiamo facendo il nostro lavoro, facciamo un campionato in cui dobbiamo salvarci e dobbiamo mantenere grandissima testa, grandissima solidità, soprattutto nella parte iniziale, perché è lì che si costruisce poi la stagione. La stagione si costruisce in un mese, si costruisce in una stagione, per cui noi da quel punto di vista siamo di testa, ci siamo. L'Enel ritrova la via in una partita che poteva anche costare cara. Complimenti a Trento però, che trascinata dal talento di Michel e Pascolo resta in partita fino alla fine. La squadra ospite inizia un po' morbida in difesa, ma all'inizio del secondo quarto è già ripassata in vantaggio, mostrando tanta qualità difensiva. Ivanov imposta il blocco cieco per Henry. Automaticamente Sanders cambia marcatura, rimanendo quindi competitivo sul post-up di Henry. La palla torna in punta verso Cornu, che non approfitta della piccola distrazione di Spanghero e gioca in pick and roll con Ivanov. Trento si stringe intorno all'area e Cornu riapre nel mezzangolo. Henry serve Ivanov in post e appena il bulgaro mette palla per terra, gli ospiti lo triplicano, collassando in area ed aprendo il contropiede. In due passaggi, la squadra di coach Buscaglia ribalta il lato e dispone il pick and roll. Spanghero attacca in palleggio Zerini, che tiene difensivamente e accompagna l'avversario sul fondo. Ivanov è leggermente in ritardo, il raddoppio dovrebbe arrivare all'altezza delle tacche della lunetta. Invece il playmaker ospite riesce ad arrivare fin dentro l'aria e quando riapre sull'angolo opposto trova Michel completamente libero. Brindisi però rimane in partita grazie alla difesa, da sempre punto forte del sistema di coach Bucchi. Un finalmente positivo Harper mette pressione su Sanders, mentre i lunghi di Trento incrociano sotto canestro. Con Michel in post, Brindisi rimane accoppiata, senza adeguarsi. James tiene in difesa e costringe ad una frettolosa riapertura. Ancora più frettolosa è la lettura di Spanghero. Turner gli concede il fondo e lo accompagna fino al provvidenziale aiuto di James. Sul contropiede, l'ala di Brindisi trova Ivanov tutto solo sotto canestro. Un concetto finora fondamentale nell'attacco dell'Enel è quello di muovere la palla.
Brindisi attacca ogni recupero difensivo in palleggio e prende vantaggi dall'uno contro uno. Votiamo invece Andrea Zerini come giocatore più migliorato rispetto alla scorsa stagione. Brindisi sovraccarica un lato del campo, mentre dal fondo viene in punta Turner. Zerini sale nuovamente a bloccare per l'ala ex AAM Texas. Il pick and roll di Turner non porta vantaggi e la palla deve tornare fuori per James, che per tutta la partita è arrivato al ferro, a volte con grande facilità, a volte di pura forza. Trento quindi si adegua, con due uomini sotto il canestro, ad aspettare il 5 bianco-azzurro. Zerini nel frattempo scivola alle loro spalle fino all'angolo. James riapre per il miglior tiratore della Lega, percentuale alla mano, che dà il colpo di grazia ai ragazzi di coach Buscaglia. La vittoria in trasferta e l'ultimo tiro vincente sono gli argomenti della quarta giornata di campionato. Nell'anticipo del sabato, Reggio Emilia domina contro Pesaro per 91-73 e non concede mai ai marchigiani di rimanere in partita. L'Enel Basket Brindisi doma una buona Trento con il punteggio di 82-74 e si prepara al meglio per ricevere Venezia nel prossimo turno. La prima vittoria esterna è per Sassari, che vince a Roma. Una pioggia di bombe abbatte Roma. Dyson, Logan sono efficaci dalla lunga distanza e Roma risponde con un Gibson da 22 punti. La seconda vittoria esterna è di Capo d'Orlando, che espugna Cremona con una magia di Freeman a 40 secondi dalla fine. Per Cusin, nuovo arrivato nelle file della Vanoli, è stato un esordio sfortunato. Pistoia chiude la partita a Caserta con l'aiuto della zona 2-3, che non permette ai padroni di casa di giocare con fluidità. Filloi insacca tiri determinanti per raggiungere l'esito finale. Cantù vince contro Bologna con il punteggio di 89-67, ma Sacripanti è molto preoccupato per la mano rotta del dominicano Feldain. Tra le note positive, una Bass che con 18 punti ha realizzato il massimo nella pur breve carriera in Serie A. Venezia batte Varese 98-95 con un missile terra-aria di Gossa a 55 centesimi dalla sirena, che regala all'Umana una vittoria che sembrava irraggiungibile. Infatti, a 3 minuti dalla fine dell'ultimo quarto, Varese era in vantaggio di 10 punti. Pozzecco dichiara di non aver perso la partita per l'ultimo tiro, ma quando, sul più 10, non hanno aumentato l'intensità difensiva. Chiude la quarta giornata il posticipo tra Avellino e Milano. Presidente Marino, una vittoria importante per il morale, per la classifica, per il cuore, come sento, alla vigilia di questo esordio europeo che affrontate con grande entusiasmo a questo punto. Sì, oggi era fondamentale vincere contro una squadra eccezionale, secondo me hanno due giocatori che si faranno sentire per tutto l'anno. Siamo pronti, abbiamo 3 vittorie su 4, domenica prossima abbiamo Venezia, un'altra partita importantissima, una delle squadre costruite per primeggiare in questo torneo. Sono veramente orgoglioso come presidente del sodalizio dire che Brindisi martedì fa il proprio debutto in campionato, in una Coppa Europea. Mi dispiace solo che per motivi istituzionali di Lega non potrò essere con la squadra, non potrò essere con voi, ma il mio cuore sarà in Olanda e vi aspetto qui per la prima partita casalinga nel nostro Pala Pentassuglia per brindare insieme a questa bellissima avventura che è il cammino europeo dell'Enel Basket. Col sindaco di Brindisi Mimmo Gonzalez abbiamo sottolineato l'importanza dal punto di vista del prestigio e dell'immagine di questo esordio europeo per la città, per tutti. Sì, Mimmo in questo momento, il sindaco, ci è molto vicino, lo ringrazio. Ha usato parole importanti per me anche ieri nell'occasione del libro di Elio Pentassuglia. Noi come società siamo pronti, abbiamo lavorato, studiato, perché è vero che abbiamo studiato per andare in Europa, su come fare la logistica, la preparazione del palazzo completamente differente, le maglie per giocare in Europa, quindi noi ci siamo. Ora dispiace non avere Meis pronto per l'Europa, ma rimarrà qui ad allenarsi con Marco Sist, perché domenica abbiamo, possiamo dirlo senza falsa modestia, un incontro al vertice con Venezia e chi vince può candidarsi ad essere l'anti-Sassari a Milano, quindi lavoriamo
come sempre, profilo basso ma orgogliosi di esserci, e soprattutto consentitemi di fare i miei complimenti ad Andrea Zerini, perché rappresenta e incarna la vera anima del Brindisi e della nostra città e del nostro modo di portarci in tutti i campi italiani e a questo punto anche europei. Grazie Andrea, perché veramente sei stato straordinario questa sera. È andata, non è stata facile con Trento, come era prevedibile conoscendo le caratteristiche di questa squadra, però un successo importantissimo per la classifica, il morale e per questo sbarco in Europa, del quale parliamo con Alessandro Giuliani. No, no, hai perfettamente ragione, loro sono una squadra che fa dell'entusiasmo e del talento di qualche giocatore i loro punti di forza. Una squadra allenata bene, che secondo me non avrà problemi a diventare una delle squadre sorpresa del campionato. Noi stiamo facendo fatica perché senza James abbiamo una rotazione in meno nei lunghi, i nostri lunghi devono fare tanta fatica quando sono in campo, oggi ha dato qualcosa di più Dejan, sto molto bravo Zero, abbiamo vinto col talento degli esterni e con qualche difesa dura che abbiamo messo alla fine del terzo quarto. Come dicevi te, è una buona partita che ci permette di cominciare con la testa tranquilla l'Euro Challenge. Ivanov si è impegnato parecchio questa sera, deve recuperare ancora sul piano fisico, però è ammirevole quello che ha fatto vedere in campo. Condizioni di Meis, anche in prospettiva europea, come sta? A lui ha questo edema, questo male proprio sull'osso, per cui non riesce a spingere, a saltare, e gli fa molto male. Stiamo ancora valutando se portarlo in Svezia o farlo lavorare qua e fare ancora terapie, perché poi abbiamo domenica prossima una partita importantissima con la Reyer in casa, per cui stiamo valutando se è il caso di tenerlo qua, fargli fare ancora terapie per 2 o 3 giorni e magari quando torniamo dalla trasferta in Olanda averlo pronto per giovedì quando cominciamo ad allenarci. Alessandro, per tutti un momento molto particolare. Ma è bellissimo, penso che andare in Europa, magari andarci con una vittoria, con 3 vinte e 1 persa in campionato, la prima partita penso sarà bellissimo, spero che ci siano, so che ci sono dei tifosi, dovrebbe essere una festa, spero veramente che una festa poi si concluda con una vittoria che sarebbe poi l'inizio di una settimana molto importante. Sindaco Mimmo Gonzales, un weekend dedicato al basket brindisino, dal ricordo di Elio Pentassuglia con la presentazione della biografia di Adolfo Maffei a questa sofferta vittoria con Trento. Sofferta ma bella, perché a noi ci mancava il lungo e siamo molto dipendenti da lui, per cui questa squadra soffre tanto quando non c'è May. Però obiettivamente hanno reagito bene, abbiamo visto una bella partita e poi questo Trento è una squadra da non sottovalutare, fatta forse con poche risorse ma con grandi individualità. Ritengo che oggi sia stato compiuto un bel passo in avanti, perché era una vittoria sofferta ma assolutamente necessaria. Sofferta, necessaria e importante alla vigilia dell'esordio in Europa, in Euro Challenge in Olanda, che è ragione di vanto per tutta la città. Questo dovrebbero capirlo i tanti detrattori, non tanto della squadra di basket quanto dello sport in generale, visto come una cosa superflua, forse riservata a pochi intimi. Noi grazie a queste occasioni portiamo Brindisi nel mondo, con i risultati positivi anche dal punto di vista della crescita economica. Serietà, competenza, professionalità da 40 anni. Cisternino Preziosi, via Imperatore Augusto, Brindisi. Bella partita innanzitutto, molto combattuta, molto anche spettacolare in parecchie circostanze. Brindisi ha sofferto soprattutto l'assenza di Meis, perché Ivanov è un centro che ha caratteristiche completamente diverse. Sono bravo Buchi a trovare delle soluzioni alternative mettendo insieme Ivanov e Zerini, che ha fatto una eccezionale partita dimostrando di essere veramente uno dei migliori italiani in questo momento del campionato. Monumentale Harper, che ha contribuito sia al recupero inizio del secondo quarto sia poi al break dell'ultima frazione di gioco. E direi che il Trento è una squadra molto, molto forte, indubbiamente forte, e ha dimostrato anche questa sera di aver meritato ampiamente la vittoria sul Cantù e soprattutto la bella difesa che aveva fatto a Milano, ha confermato le sue qualità.
Naturalmente ha un grandissimo campione che è Michel, un ottimo giocatore come Owens e tanti giovani ricchi di entusiasmo. Bravissima Brindisi a sostenerne l'urto iniziale, a recuperare con carattere, con orgoglio e poi alla fine a far prevalere le individualità che sono indubbiamente superiori rispetto a Trento. Comunque in definitiva è stata una bella conferma delle possibilità che ha Brindisi, almeno a mio avviso con il recupero di Meis dovrebbero completarsi un tassello tecnico, un mosaico tecnico che dovrebbe dare grandi soddisfazioni. Una vittoria importante nel segno secondo me principalmente dei due giocatori su tutti, Andrea Zerini e De Monte Harper. Il primo è stato fondamentale nel finale sotto canestro conquistando rimbalzi e difendendo su Owens, il secondo è stato l'artefice principale di questo successo soprattutto in fase realizzativa nel terzo e nell'ultimo quarto, dove i suoi canestri hanno permesso a Brindisi prima di recuperare e poi di prendere nuovamente il largo. Una vittoria che vale tanto, una vittoria che vale oro soprattutto perché ottenuta contro un avversario molto temibile, una squadra molto quadrata, una matricola terribile che secondo me nel corso di questo campionato si toglierà molte soddisfazioni e soprattutto non farà fatica a conquistare la salvezza. Bellissima partita questa sera tra due ottime squadre. Brindisi ha risentito il tremolo dell'assenza di Meis, che sembra una pedina fondamentale sia per gli schemi offensivi che per quelli difensivi, ma stasera a tratti sia Ivanov che Zerini hanno supplito all'assenza del forte pivot titolare. Trento è una squadra che mi è piaciuta tantissimo, che sicuramente potrà dire la sua in tutto il proseguo del campionato. È una squadra attrezzatissima, mi ricorda tantissimo il Brindisi di due anni fa, ma anche quello dell'anno scorso, con tanti giocatori disposti a sacrificarsi in difesa ed andare a canestro con un gioco di squadra molto ma molto vario, imperniato su due grandissime personalità quale quelle di Mitchell e di Owens. Ci ha fatto piangere davvero, io in quanto ex giocatore del Barcellona e dirigente del Barcellona Basket ho incontrato Trento due volte negli ultimi anni e una volta ci hanno preso una promozione veramente assurda, loro partivano da ottavi e noi da primi e abbiamo perso 0-3 nei playoff il primo turno, quindi sapevo benissimo di quanto rognosa questa squadra, l'ha confermato anche oggi, hanno messo su un roster veramente interessante con dei italiani buoni e qualche straniero veramente veramente forte come Mitchell e Owens su tutti. Però Brindisi ha vinto con carattere, ha vinto con la voglia di interrompere il discorso accaduto a Sassari e con un pubblico che comunque è stato decisivo nel finale. Sì, mi è piaciuta questa partita, abbiamo giocato alla fine bene, loro erano veramente bravi, aggressivi, veloci. Trento è una bella squadra, fatta bene. C'è tutti i ruoli coperti, gli italiani sono buoni, gli americani molto forti, c'è quel Mitchell che ritengo sia uno dei più forti che abbia visto qui a Brindisi. È stata una bella partita, soprattutto è stato bello il risultato. No, però ho visto una buona squadra, la prima volta che vedevo il Brindisi quest'anno, mi è piaciuta, è una squadra combattiva, l'ultimo quarto hanno dimostrato di aver voglia veramente di portare il risultato, quindi una bellissima partita.
abbiamo preso troppi punti nell'ultimo quarto. Chiaramente l'assenza di Christian, soprattutto anche dal punto di vista difensivo, ci ha un po' penalizzato, però so e sappiamo che dobbiamo migliorare da quel punto di vista in ogni caso. Potevamo molto probabilmente vincerla lo stesso, ma parto dal presupposto che se avessimo difeso meglio sopra di 10 l'avremmo vinta sicuramente. È anche vero che le squadre di Charlie sono così, sono squadre che per natura del suo allenatore sanno come vincere partite. E niente, noi torniamo a casa consapevoli del fatto che dobbiamo metterci qualcosina in più per vincere, come è successo con Reggio Emilia, come è successo oggi, però insomma dobbiamo capirlo i miei giocatori, che sono estremamente bravi, intelligenti e professionali, che soprattutto arrivando alla fine bisogna mettere la gamba, come si usa nel mondo del calcio, no? Noi un po' meno bene perché abbiamo pasticciato parecchio, non siamo riusciti difensivamente a fare quelle cose che avremmo voluto. Qui però metto un po', diciamo, la responsabilità al 50%, un po' responsabilità nostra, un po' merito degli avversari che, come dicevo prima, hanno saputo leggere bene e mettere la palla dove sistematicamente eravamo in ritardo. E poi abbiamo pasticciato in attacco, siamo stati in affanno, abbiamo forse precipitato un po' troppo nel momento in cui Varese ci ha superato e ha cominciato a creare il primo break. Lì avremmo dovuto invece contenere i danni, invece andare sotto 10 punti, andare sotto 4 punti, difendere meglio, attaccare con un pochino più di raziocinio. Abbiamo fatto molta fatica ad utilizzare i blocchi, questa è una cosa che invece ci deve servire per liberare i tiratori, ci deve servire soprattutto per dare la possibilità ai nostri lunghi di ricevere poi il movimento. È una serata speciale per Claudio Calderari, non perché non frequenti il palazzetto dello sport Elio Pentassuglia, ma perché questa sera nel Pala Pentassuglia è in vendita il libro dedicato al grande Elio. Antonio, tu dici bene, noi abbiamo fatto questo libro insieme ad Adolfo perché sentivamo veramente la necessità di far conoscere tutto quello che Elio ha creato in questo movimento. È stata una serata bellissima, molta gente ci ha ringraziato e di questo siamo felici. Un'iniziativa assolutamente significativa per ricordare una figura come Elio sul piano umano, sportivo, per quello che ha dato allo sport brindisino in senso assoluto, ma anche un'occasione di incontro fra i tanti appassionati di pallacanestro, come è successo a Palazzo Nervegna. Guarda, Elio oltre che allenatore è stato un grande maestro di vita, quindi tutti i ragazzi che hanno partecipato ieri sera all'evento sono stati entusiasti nel dichiarare tutto il loro amore verso questa persona. Elio ha creato veramente degli uomini, non dei cestisti, e quindi di questo sicuramente la città ne ha usufruito. Che effetto ti fa ripensare ad Elio? Mi fa un'emozione, veramente una grande emozione, perché io ho visto ieri sera delle persone veramente contente di aver fatto questa manifestazione per ricordare sia Elio e tutti quei ragazzi che Elio ha creato e che hanno contribuito a creare questo alone intorno alla città. E la collaborazione con Adolfo Maffei continuerà, presumo? Beh, se ci sarà l'occasione sicuramente, perché lui sa come fare il libro, noi sappiamo tutti i retroscena di questa avventura. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia.
Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.